Riviera Banca si presenta alla città di Pesaro e su un tema importante per l'economia, direi anche strategico, oggi organizza un convegno, Presidente. Sì, oggi il convegno è dedicato proprio alla città di Pesaro. Direi che tutta la giornata è dedicata alla città di Pesaro, perché oltre al convegno di stamattina ci sarà l'inaugurazione della nuova filiale in Via Repubblica e poi al pomeriggio ci sarà la presentazione di un libro, Noi Pesaresi. E questa è la dimostrazione della nostra attività, che oltre all'attività bancaria vera e propria, e qui a Pesaro vogliamo incidere profondamente sul territorio, e noi portiamo avanti l'attività culturale, l'attività di prevenzione e cura della salute. Fra qualche mese, qualche settimana forse, doneremo all'ASL di Pesaro un'apparecchiatura al reparto di gastroenterologia, un'apparecchiatura molto importante del valore di 350.000 euro. E questo servirà per avvicinarci ancora di più e per far capire quelli che sono i nostri principi, i nostri valori. La finanza, l'economia è una cosa importante, però noi non dimentichiamo mai quelli che sono i valori del credito cooperativo. Per quanto riguarda la mattinata, ci sarà un convegno importante sul turismo e serve per dare un concetto diverso del turismo, una preparazione diversa, anche per incentivare i nostri operatori a qualcosa di più e qualcosa di meglio. E anche per valorizzare le nostre attività ricettive, le nostre strutture. Credo che sia una cosa molto importante per questa città. Riviera Banca, anche se è una banca appena nata, ha una lunghissima storia, una lunghissima tradizione. Questo vi permette di dire che siete una banca realmente vicina al territorio? Assolutamente sì. Riviera Banca è la sintesi di tre diverse storie, della BCC Valmarecchia, di Banca di Rimini e di BCC di Gradara. Ora, guardando al futuro e guardando a un grande progetto che abbiamo per i territori, ci siamo uniti con questa idea di far crescere la nostra comunità e di dare grandi stimoli e una grande forza ai nostri territori. Oggi vi presentate al territorio pesarese, quindi c'è questo convegno, ci sono tanti eventi per far conoscere una banca che ha tutte le intenzioni di giocare un ruolo importante sullo scacchiere internazionale. Assolutamente sì, la nostra idea è che passata questa crisi noi vogliamo essere un punto di riferimento e un attore importante non per la crescita di un territorio ma per la crescita del sistema dei territori, perché capiamo che questo paese solo se unisce le proprie forze, se ognuno di noi fa bene il proprio mestiere, e Riviera Banca vorrà essere un attore protagonista di questa crescita e di questa volontà di costruire un futuro veramente innovativo, costruendo anche un modello di far banca veramente diverso rispetto a prima. Ovviamente l'industria turistica è una delle, forse l'industria più importante che abbiamo in Italia, e nella nostra realtà riminese e pesarese che si uniscono insieme lo è altrettanto. Quindi questa banca sarà non solo vicina per quanto riguarda tutta la politica degli investimenti di questi operatori, ma già con il convegno che oggi facciamo qui a Pesaro vogliamo portare un'idea anche qui di innovazione, un nuovo modo di collegare le diverse attività, perché non c'è solo l'albergatore o non solo i ristoratori, ma ci sono diversissime altre attività che lavorano nel territorio, e noi idealmente le vogliamo unire con metodologie, specialmente dal lato digitale e informatico, molto innovative. La banca di credito cooperativo si caratterizza per una grande caratteristica che la rende unica, quella di poter comprendere a fondo quelle che sono le peculiarità del territorio, e questo territorio si contraddistingue per un importante settore che è quello del turismo. Oggi parleremo di iniziative di digitalizzazione, di Today News, di 20 siti, di Smart City Point, di CRM evoluto, la possibilità di integrare il sistema di prenotazione degli alberghi con un sistema di pagamento. Ecco, la banca locale Riviera Banca è quella banca che ti consente non solo di darti un supporto a livello finanziario, ma soprattutto di essere partner con te per
fare meglio il tuo business. Quindi una banca che vuole essere vicina al territorio e vuole soprattutto fornire a tutti i suoi clienti gli strumenti più innovativi per quello che è il settore strategico, il turismo. Assolutamente sì, oggi parleremo di turismo, ma nelle prossime puntate parleremo di no profit, parleremo di start-up, parleremo di manufatturiero, parleremo di estero. Ecco, Riviera Banca è quella banca che attraverso i suoi contenuti, che sono propri di una banca di credito cooperativo, quindi contenuti relazionali, aggiunge anche dei contenuti di innovazione. Quindi è una bella avventura. Quali sono le nuove strategie per incrementare il fatturato? Beh, allora, gli hotel oggi hanno un compito un pochino più complesso perché devono fare i conti anche con la destinazione che li ospita, quindi è importante fare un'analisi di mercato, la strategia di posizionamento in termini di marketing, il revenue management per quanto riguarda la gestione delle tariffe e poi un po' di investimento in termini di visibilità per poter avere una platea più grande in termini di clienti potenziali. Oggi affronteremo in parte anche questi temi. Quindi parlerete soprattutto di marketing di destinazione. Esatto, per capire anche proprio le premesse, prima ancora del marketing che deve fare la singola struttura, quello che la destinazione consente alla struttura di fare in base al contesto.